Seconda edizione della stagione lirica Civitanova all'Opera, dedicata a Sesto Bruscantini per il 100° anniversario della sua nascita. Sindaco, riparte la seconda stagione di Civitanova all'Opera. Quali sono le prospettive, le aspettative di questo evento? Beh, le aspettative sono molto alte anche perché quest'anno ricorre l'anniversario della nascita di Sesto Bruscantini, quindi quale miglior modo per ricordarlo in maniera dignitosa. Abbiamo voluto l'anno passato intraprendere un percorso legato all'opera, alla quale tenevamo molto perché Civitanova ha una tradizione rispetto alla lirica molto elevata che negli ultimi anni si era persa e quindi abbiamo voluto, come dire, rispolverarla e coinvolgere i cittadini intorno a questa disciplina che è veramente molto interessante. Ci sono diversi eventi e abbiamo sentito legati poi all'opera queste giornate. Sì, non ci sono solamente le due opere che verranno presentate al Teatro Rossini, ma ci sono una serie di eventi legati e dedicati non solo a un pubblico adulto, ma anche diciamo, ai ragazzi e di lavori che verranno fatti in collaborazione con le scuole. Quindi diciamo, una serie di eventi che abbraccia un pochettino tutti. E naturalmente una serie di eventi che sono stati possibili realizzarli non solo per la volontà dell'amministrazione comunale, ma anche per un gruppo di mecenati imprenditori civitanovesi che hanno voluto sostenere questa iniziativa, ai quali vanno i nostri ringraziamenti. Civitanova all'Opera porta vari eventi legati anche a Sesto Bruscantini. Sì, questo è l'anno, il centenario della nascita di Sesto Bruscantini, per cui per noi l'importante è ricordare il personaggio civitanovese, ricordare la sua importanza nella cultura. Quindi, oltre all'evento che abbiamo strettamente dedicato a lui, che è l'opera, ci saranno poi altre occasioni. Verrà ad esempio intitolata la piazza, i giardini della piazza di Civitanova a Bruscantini, e ogni singolo evento poi che faremo durante l'anno avrà al suo interno un ritaglio proprio per festeggiare Bruscantini. Quindi un grande evento, dei grandi eventi, e le aspettative portare gente nuova a Civitanova Marche. Gli eventi ne sono tanti e hanno l'ambizione di essere grandi eventi, ma la nostra ambizione era anche quella di far parlare un linguaggio che solitamente è di nicchia, quello della lirica, appunto quello che apparteneva a Sesto Bruscantini, anche con altri linguaggi artistici che può essere la danza o altre forme appunto d'arte. Quindi questa volontà di far conoscere un genere di arte che solitamente rimane un po' più in disparte. C'è un progetto di poter far avvicinare magari anche ragazzi, gente giovane a queste opere. Questo è un nostro obiettivo, non a caso anche l'opera insomma si realizza con la collaborazione delle scuole, con la scuola Bonifazi Civitanova Alta, proprio per esporre i bambini a questo genere di arte, per far capire loro quanto lavoro c'è dietro, quindi non solo il prodotto finale, ma tutto quello che c'è per la realizzazione di un evento. Quindi creare cultura nel fare e far comprendere il valore di quello che si fa. Un grande impegno. Sicuramente un grande impegno di tutti e speriamo che vada bene. Civitanova Marche, riparte la stagione lirica, siamo con il maestro Sorichetti. Qual è il programma di questa nuova stagione, maestro? Dunque, il programma della seconda stagione è un programma molto articolato, il cartellone prevede due opere liriche, diciamo, Puccini, che sono tra le più amate, Madame Butterfly e La Bohème, che andranno in scena a Teatro Rossini, la prima, Madame Butterfly, venerdì 15 marzo, e La Bohème invece sabato 18 maggio. I cast sono veramente strepitosi ad affrontare il difficile ruolo di Ciocio Sani, Madame Butterfly, la bravissima Daria Masiero, che è una delle più apprezzate interpreti pucciniane, e Pinkerton sarà il tenore Giuseppe Varano, anche lui molto conosciuto negli ambienti del bel canto, e il console Sharpless sarà interpretato da Giampiero Ruggeri, che
conosciuto a Civitanova, anche a Civitanova per aver per il grande successo che ha avuto l'anno scorso nel ruolo di Giorgio Germonte nella Traviata. In Bohème invece abbiamo un regista che viene dal Messico addirittura, che è José Medina, è un artista poliedrico, dotato di grande sensibilità, e lui si è esibito al Metropolitan, alla Scala, insomma grandissimi teatri. Mimì è interpretata da una cantante in grandissima ascesa, marchigiana giovane, si chiama Marta Torbidoni, e veramente sta cantando nei teatri più importanti d'Italia e all'estero. Naturalmente non elenco tutti i cantanti, gli arti e gli artisti, le scenografie sono curate da Luigi Ciucci, gli allestimenti sono nostri, Civitanova all'opera, si realizzano proprio per queste produzioni. Questa stagione l'abbiamo voluta dedicare al grandissimo Sesto Bruscantini, uno dei bassi baritono più importanti di tutti i tempi. A lui abbiamo dedicato l'intera stagione, ma anche alcuni eventi in particolare. Infatti il 4 maggio, sabato 4 maggio, che è il giorno della ricorrenza della sua scomparsa, Civitanova gli dedica i fiori più belli, che sono i fiori dei giardini di Piazza 20 Settembre. Infatti faremo una cerimonia per intitolare i giardini di Piazza 20 Settembre, si chiameranno appunto Giardini Sesto Bruscantini. Dopodiché ci sposteremo, andremo nel vicino Lidoclana, dove ci sarà una mostra di giovani di fotografica realizzata dai giovani degli studenti dell'Istituto Bonifazi, che l'anno scorso nella produzione passate hanno vissuto l'esperienza dell'opera sul palcoscenico dietro le quinte, e quindi vedremo questa bella mostra fatta dai nostri studenti. L'opera che più ci lega al grandissimo Sesto Bruscantini è la Bohème. Infatti è la seconda opera che allestiamo, e Sesto Bruscantini debuttò nel 1946 all'età di 26-27 anni, dopo essere stato consacrato come basso nella sua voce dal grande Beniamino Gigli. Lui inizia la sua attività e debutta proprio a Civitanova Marche, proprio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, quindi sarà una grandissima emozione quella di ripercorrere sul palcoscenico dei Rossini il suo debutto a distanza di 70 anni. Faremo anche un'attività legata ai giovani cantanti, la bravissima soprano Inessa Lazar, che anche è una straordinaria insegnante, dedicherà una settimana, la settimana del bel canto, che si concluderà con due concerti a Civitanova Alta, ai giovani cantanti, che quindi avranno l'occasione, grazie a questa iniziativa, di perfezionarsi, e in quell'occasione faremo anche delle audizioni conoscitive per poter invitare magari chi partecipa e chi risulterà idoneo per la prossima produzione proprio di Civitanova all'Opera.